Speedy Go. Presidente, oggi forse la vittoria sarebbe stata meglio, però le ragazze hanno sicuramente riscattato la brutta prestazione contro Giarre, sono scese in campo e hanno giocato con grande grinta e grande cuore. Questo è quello che abbiamo chiesto noi, abbiamo chiesto io e il mister e tutta la società, un'ottima prestazione con una squadra sicuramente superiore a quella che ci ha battuti domenica scorsa, quindi doppia contentezza, sicuramente i due punti sarebbero stati più belli per tutto l'ambiente, ma siamo contenti così, le ragazze hanno saputo reagire, ripeto, contro una squadra che, come ho detto prima alla vigilia della partita, lotta per un posto di altissima classifica. Adesso si può guardare con una più tranquillità anche al prossimo impegno, il gruppo si è ricompattato e questo era quello più importante. Certo, il gruppo da un punto di vista agonistico si è ricompattato, ci crede, oggi c'è stato qualche blackout nel secondo set, comunque rispetto a domenica scorsa c'è stata una reazione maggiore, quindi con questo clima affronteremo più sereni sicuramente la trasferta col Sempre. Speedy Go. Mister, la cosa più importante era reagire, le ragazze sicuramente lo hanno fatto. Sì, la prestazione non è andata male, anzi abbiamo comunque giocato alla pari con una delle squadre più forti del girone, costruita per vincere non il girone ma il campionato, per puntare alla promozione in B2. Un punto buono guadagnato. Ce lo teniamo stretto. Sicuramente l'aspetto più positivo, abbiamo commesso molti meno errori delle altre partite. Sì, su questo ci stiamo lavorando, sono sempre tanti, con una squadra del genere si pagano, però siamo sulla buona strada. Adesso abbiamo ancora qualche infortunio da recuperare, però tutto sommato posso essere soddisfatto della prova delle ragazze. Speedy Go. Oggi le ragazze hanno giocato col cuore, al di là del risultato era la prestazione quella che contava di più. Sì, dopo la sconfitta della settimana scorsa era la reazione, e la reazione c'è stata. E abbiamo incontrato una squadra un po' più completa di noi, però ce la siamo battuta anche col cuore. Era la cosa più importante, anche perché poi oggi si sono commessi anche meno errori, quindi comunque una squadra più concentrata. Sì, nell'economia del gioco poi contano, e quando regali troppi punti in un set alla fine li paghi. E oggi devo dire che in tutti i fondamentali hanno giocato molto molto meglio rispetto alla settimana scorsa. Si può guardare adesso con più tranquillità al futuro, però bisogna rimanere sempre con i piedi per terra e concentrati soprattutto. Siamo sempre una matricola, stiamo incontrando squadre di categoria superiore alla nostra, perché bene o male sono squadre attrezzate che da anni sono ai vertici della Serie C. Ce la stiamo battendo, ce la siamo battuta a Giarre, ce la siamo battute oggi. Speriamo di fare un campionato di questo tipo. Poi la classifica alla fine del campionato vedremo, tireremo le somme. Speedy Go, Piazza Duca degli Abruzzi 10-12, Capo d'Orlando. Tavola calda, pizzeria, creperia, panineria, rosticceria. Consegna a domicilio, feste di compleanno. Specialità da gustare, pizza con bordo ripieno. Prenotazioni 0941 912507. Email speedygocapodorlando@gmail.com.